La vediamo inquadrata la formazione statunitense con questo stranissimo manubrio. Parliamone subito con Poli, dei vantaggi di questo manubrio. Ma l'unico vantaggio che può dare questa posizione, perché questo è un manubrio con una curva molto speciale che permette di stare, diciamo, molto più affusolati sulla bicicletta, l'unico vantaggio è quello dell'aerodinamica, però in un percorso come quello di oggi, dove è indispensabile alzarsi sui pedali, sugli strappi, dove c'è del vento, è difficoltosa una guida con questo tipo di bicicletta, perché si guida con l'avambraccio e non con le mani. Ed ecco la partenza, gli svedesi, grossa sorpresa di questa Olimpiade, terzi, medaglia di bronzo agli eredi dei celebri fratelli Pettersson. Ma analizziamo questa gara. Al 25esimo chilometro la Germania orientale era già al comando con un parziale di 29-16, aveva 20 secondi sulla Polonia, 29 secondi sulla Svezia, l'Italia quarta a 34 secondi, la Germania occidentale quinta a 39 secondi, la Cecoslovacchia sesta a 43 secondi, la Francia settima a 48 secondi, l'Unione Sovietica, la grande delusione di questa Olimpiade, ottava a 56 secondi. Al 50esimo chilometro sempre la DDR al comando, DDR praticamente ha fatto corsa se sempre al comando. Germania orientale in 57-55 con un parziale sui 25 chilometri di 28-34, si è gareggiato sul circuito che da Munzan porta a Schundo su una superstrada di 25 chilometri andata e ritorno, partenza e arrivo nella stessa località. Siamo nella regione del Panjukun al confine con la Corea del Nord, a una ventina di chilometri da Panmunjom. Allora, al 50esimo chilometro il vantaggio della Germania orientale sulla Polonia 11 secondi, la Francia 1,3, la Germania occidentale 1,4, 1,5 la Svezia, quindi una manciata di secondi fra le immediate inseguitrici, la Cecoslovacchia 1,9, l'Italia a 1,14, l'Unione Sovietica 1,32. Questa è la situazione al 50esimo chilometro, la peggiore dell'Italia nei vari cronometraggi. Ed ecco la grande, la sorprendente Polonia che si è piazzata poi al secondo posto, medaglia d'argento per la formazione polacca. Evidentemente il tandem che ormai in Italia da parecchie stagioni, recente vincitore del trofeo Baracchi, va a dire Piaseschi e Lang, hanno fatto scuola. Piaseschi che quest'anno ha vinto il titolo mondiale nell'inseguimento professionisti, e quindi il Baracchi in coppia con Lang ha fatto scuola, e la Polonia oggi è andata veramente fortissimo. Al 75esimo chilometro Germania orientale con un'ora 27.56, la Polonia a 31 secondi, l'Italia, grande recupero dell'Italia che nel tratto tra il 50esimo e il 75esimo chilometro ottiene il miglior tempo parziale con 29,49, si porta a 1,4, a 1,11 la Francia, poi a 1,22 la Germania occidentale, l'Unione Sovietica a 1,57, preceduta la Cecoslovacchia a 1,49, la Svezia a 2,07. Svezia che poi ha un grande recupero tra i 75 e i 100 chilometri, mentre cala nettamente l'Italia che dal terzo va al quinto posto. Riepiloghiamo quindi la classifica finale, tempo finale della Germania orientale che ha schierato Uwe Ampler, che è stato campione del mondo a Colorado Spring, con Kümmer, con Lasman e Schur, medaglia d'oro per la Germania orientale 1,57,47, a 7 secondi la Polonia con Aluchos, Jaskula, Lesniewski e Sipkowski, poi al terzo posto a 2 minuti la Svezia con Johansson, Carlos, Lafisse e Jarl, quarta la formazione francesi con Bézot, Hulot, Lens e Laurent, al quinto posto l'Italia con un ritardo di 2,11, un finale di 1,59,58, un parziale dal 50esimo al 75esimo chilometro di 30,58, l'Italia composta da Roberto Mangioni, da Eros Poli, da Mario Scilea e da Flavio Vanzella. Allora, guardiamo un attimo quello che era accaduto l'anno scorso, quando l'Italia conquistò il titolo mondiale a Villa, la formazione italiana era composta da Fortunato, Poli, Scirea e Vanzella. Fortunato, scusateci il bisticcio di parola, sfortunato quest'anno in quanto che coinvolto in una caduta nella gara Helsinki-Leningrado il 1 giugno, ha riportato seri problemi al ginocchio, è stato sostituito degnamente dall'esordiente in questa specialità
Roberto Maggioni. Ecco, controlliamo quanto era successo l'anno scorso. L'Italia aveva vinto alla grande, stabilendo anche il record di questa gara con 1,57,42. Non è riuscito a superare questo record la Germania orientale oggi, 1,57,47, e teniamo conto anche che l'anno scorso il chilometraggio era superiore. Ecco qua i tedeschi orientali che l'anno scorso praticamente con una formazione pressoché identica a quella di oggi, cioè con Amten, Boder, Kummer e Raab, avevano terminato al sesto posto a 2,47, settima la Polonia con formazione sono sempre quasi le stesse, perché sì, anche per i polacchi grosso modo la stessa formazione. Comunque la DDR l'anno scorso mi ricordo l'avevano quasi presa addirittura d'arrivo, quest'anno non si è vista. Ecco, ecco la formazione della Germania occidentale che si è piazzata al sesto posto, ma parliamo della prova di oggi. Gli azzurri grandi favoriti, gli azzurri, ecco, vorrei sapere... Grandi sconfitti. Ecco, grandi sconfitti, ma io vorrei sapere da Eros Poli, medaglia d'oro a Los Angeles, poi medaglia d'argento, campione del mondo, praticamente il leader di questa formazione. Ecco, il sentimento che avete in questo momento, cosa sentite dentro di voi? Più delusione o più rabbia? Ma forse rabbia, è un miscuglio di cose negative assieme, rabbia, delusione, un po' di tutto, perché noi da questa gara ci aspettavamo tanto, molto di più. Ormai si deve accettare come sono andate le cose, però logico, in fondo della rabbia c'è perché non ci aspettavamo nemmeno arrivare qua, quinti. Beh, un podio sapevamo che ci potevamo arrivare, è che non è andata come doveva andare. Guardiamo la formazione italiana dall'84 oggi, Los Angeles, medaglia d'oro con Poli, Vandelli, Bartalini, Giovannetti, nell'85 a Mortello, Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Italia con Poli, Bartalini, Vandelli e Podenzana, nell'86 Olanda, Italia, Germania orientale con Poli, Podenzana, Scirea e Vanzella, l'anno scorso trionfo a Villach sull'Unione Sovietica, ecco i sovietici partendo. Alla partenza, l'Unione Sovietica oggi grande delusione. Poli, Scirea, Vanzella e Fortunato. Ecco, può avervi ingannato l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era partita davanti a voi. Può essere stata per voi una situazione errata, cioè fare il punto sull'Unione Sovietica che tutti credevano la grande antagonista. Voi l'avevate davanti, vi trovavate in vantaggio sull'Unione Sovietica. Ecco, questo sì, caso. Noi avevamo davanti, però c'è da dire che non è che si usa fare dei grossi punti di riferimento in 100 chilometri. Da quando si parte, dal momento che si parte da sotto la partenza, si parte già con la natura di gara, cioè dopo un chilometro si è già a velocità di gara e quella velocità si deve cercare di mantenere dall'inizio fino alla fine. Mi sembrava adesso, io ho fatto la partenza, ecco questa la partenza, mattina con la nostra partenza, ecco, da sinistra a destra, c'è ecco. Scirea, e Vanzella, Maggioni ed io che parto. Ecco, tu ti porti sì. Subito al comando. Sì, ero io l'incaricato della partenza. È partito bene il quartetto, direi che la partenza è stata ottima. Un attimo, un leggero distacco, però subito controllato, come si vede, siamo già tutti agganciati. La partenza mi è sembrata buona, anche il ritmo impostato all'inizio era buono. Però più di così non riuscivamo ad andare, diciamo che questa era la nostra andatura per questi 100 chilometri, perché quando si imprime un ritmo, si comincia dal primo chilometro, si cerca di arrivare con quel ritmo alla fine, probabilmente il nostro ritmo era già basso già dall'inizio, non è che abbiamo avuto cali o abbiamo perso in partenza, certamente siamo partiti piano, perché vedendo i tempi dei primi 25 chilometri avevamo un ritardo di 34 secondi, sì, avevamo quarto posto. Dunque era già un buon ritardo, perché considerato sono più di un secondo al chilometro, se si considera i 25 chilometri. L'anno scorso è 25esimo chilometro, avevamo solo 20 secondi, era cresciuto a 80 secondi ai 50, invece quest'anno è andato sempre crescendo. Abbiamo avuto quel ritorno dai 50 ai 75, abbiamo recuperato parecchio portandoci in terza posizione. Però è stato un recupero, diciamo, troppo violento e troppo affrettato e secondo me l'abbiamo pagato nel finale, negli ultimi 25 chilometri. Forse mantenendo una condotta di gara ancora regolare per qualche chilometro, nel finale si sarebbe fatto meglio, qualcosina meglio, forse quindi, difendere il bronzo forse. Quindi
diciamo che non avete nulla da recriminare, voi siete sempre andati al massimo ed eravate convinti di essere sempre al massimo. Sì, quello certamente, perché come ho detto prima, in una 100 km il ritmo parte, dopo un chilometro sei già al ritmo, non dico definitivo, però se parte forte, e la sparata forte va fatta dal tipo 25 km normalmente, a meno che, come nel nostro caso, eravamo in ritardo, avevamo un ritardo abbastanza consistente, siamo stati costretti ad ecco qui la fase del 50, dei 50 km, sì, al ritorno. Adesso è il punto dove abbiamo fatto il maggior recupero, il miglior tempo di sui 25. Ricordiamo che i numeri di gara degli azzurri: 227 per Maggioni, 229 per Poli, 230 per Cirea, 233 per Vanzella. Anche a Città di Castello, nella recente Coppa Europa, avevate dominato, correndo a 52 all'ora. Può avervi dato fastidio il caldo di oggi? No, assolutamente. Quella Città di Castello era una prova contro il tempo tra noi e basta, perché le squadre che avevamo di fronte non erano delle grosse squadre, la squadra dell'Unione Sovietica era una squadra di giovani che stava andando al Giro di Sicilia. Ma il caldo non ci ha dato assolutamente fastidio, perché noi siamo, diciamo, degli atleti che corriamo quasi tutto l'anno col caldo, dunque noi siamo abituati al caldo e non ci dà assolutamente fastidio, anzi preferiamo il caldo. Questione meccanica, più che al peso, la bicicletta pesa, sì, sui 10 kg, più che sulla aerodinamicità, avete studiato il mezzo meccanico sulla rigidità. Sì, noi essendo... Questa, sì, è la bicicletta della Germania orientale, una bicicletta che all'inizio aveva suscitato molte polemiche perché in molti dichiaravano che non è regolamentare. Vuoi spiegare perché? Ma queste nuove biciclette in fibra di carbonio, esiste un regolamento che dice che lo spessore del tubo schiacciato non deve superare, mi sembra, i 7 centimetri, voci che ho sentito in giro. Sì, è vero. Non so che spessore avessero questi tubi. Ecco, in un primo momento ci ha poi ricordato Renato Di Rocco e ce l'ha confermato anche l'altro dirigente Augusto Rosati. Ecco, in un primo momento era specificato specificati questi 7 centimetri, questo spessore. Poi si parla di tubi e di bicicletta, ma lo spessore non viene più citato nel nuovo regolamento. Ecco perché i tedeschi della Germania orientale hanno potuto usare questo mezzo. Vogliamo parlare dell'alimentazione. Voi nella settimana scorsa avete fatto un'alimentazione ricca di proteine, cioè carne, uova e pesce, cioè senza carboidrati. Poi negli ultimi 4 giorni invece solo carboidrati, questa dieta che viene definita dissociata. Ecco, lo staff medico aveva stabilito che proprio ieri avevate raggiunto i valori ottimali. Sì, in effetti eravamo tutti in ottime condizioni, ma già dal primo giorno avevamo ben recuperato il viaggio e stavamo tutti quanti bene. Probabilmente oggi era una giornata nera, una giornata no, non si sa ancora cosa non sia andato. Ecco, siamo incollati di DDR, proprio si vede queste biciclette che sembra più spesse dei 7 centimetri, forse è lì che si è attaccato qualcuno, però diciamo sono cose in rilevanti, perché si vede il ritmo che stanno tenendo è piuttosto elevato. Sì, infatti. Ruote lenticolari. Sì, la nostra scelta è stata sulla lenticola davanti e la fluidodinamica della campagnola posteriore. Per noi la scelta è stata questa, perché più adatta su questo percorso ed è essenziale su un percorso così, perché si manovra meglio la bici e con vento come c'era oggi si ha meno problemi. Rapporti 54 con la ruota libera dal 12 al 57. 54, 12, 17. 12, 17. Sì. Ma abbiamo spinto molto in agilità quest'anno rispetto allo scorso anno. Forse è mancato un pelino di potenza in più rispetto agli anni passati. Diciamo che il rapporto più spinto è stato il 14, 54, 14 e 13 qualche punto nel ritorno. Ecco qui probabilmente siamo nella fase finale. Siamo nella fase finale con la Germania orientale che sta portando a termine trionfalmente questa, sì, 100 km col tempo finale di 1:57:47 con dei parziali 29:16 nei primi 25
chilometri. Dal 25esimo al 50esimo il parziale è stato 28:39, dal 50esimo al 75esimo 30:01, 29:49 dal 75esimo al 100esimo chilometro. Per contro l'Italia, 25 chilometri in 29:50 con un ritardo di 34 secondi dalla Germania orientale. Poi al 50esimo chilometro il parziale è stato di 29:07, il totale 59:11, il ritardo 1:14. In settima posizione, grande ritorno nell'Italia al cronometraggio al 75esimo chilometro, Germania orientale 1:27:56 con un parziale di 30:01, mentre l'Italia ottiene tra i 50 e 75 il miglior parziale assoluto con 29:49, un totale di 1:29, un ritardo di 1:04. Finale per la Germania orientale 1:57:47 con un parziale di 29:49. A 7 secondi la Polonia, la sorprendente Polonia, con un totale di 1:57:54, un parziale dal 75esimo al 100esimo chilometro di 29:27, terza la Svezia 1:59:47, quarta la Francia 1:59:49, a 2 minuti la Svezia, a 2:02 la Francia, a 2:11 l'Italia con un finale di 1:59:58, un parziale di 30:58. Ecco la Germania orientale, un commento finale a Raspoli. Ma sono meritati, perché ho visto le ultime inquadrature sulla DDR e viaggiavano veramente forte e non davano nemmeno dei grossi segni di stanchezza. Dunque direi un quartetto molto preparato, ha fatto sicuramente, certamente una gran gara. Con la sorpresa della Polonia e della Svezia. Ma la Polonia sì, è stata una sorpresa, perché negli ultimi 4 anni, sì, eccoli sul podio, non si sono mai visti negli ordini d'arrivo ai mondiali. Dunque è veramente una sorpresa, gli svedesi ancora di più. Queste le sorprese positive, le sorprese negative, l'Italia e l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, esatto. Qua adesso, noi non so, ancora dobbiamo trovarci, devo ancora mangiare, perché proprio mi è passato l'appetito, non voglio più niente. Per adesso ci dormiremo un po' su, domani magari un po' più tranquilli, un po' più... sereni. Riposati e sereni, si riuscirà a ragionare un po' su questo e capire cosa è successo. Esatto. Ripetiamo: Germania orientale medaglia d'oro, Polonia medaglia d'argento, Svezia medaglia di bronzo, l'Italia la grande favorita della vigilia, quinta a 2 primi e 11 secondi.